Jacopo Fo, scrittore, attore, va bene così o c'è qualche altra definizione da darle? Faccio fumetti. Scrittore sì, perché ha scritto 40 libri, di cui alcuni hanno venduto più di 200.000 copie, quindi scrittore sì. Sì, poi ho iniziato facendo fumetti e continuo a Quindi è dipingere. anche pittore? Sì, e poi faccio corsi di yoga demenziale, questo come l'insieme delle mie attività. Quindi maestro, diciamo, docente. E attore? Attore ho iniziato tardi perché mi vergognavo. Io quando facevo fumetti per il male non mi firmavo Jacopo Fo perché volevo vedere se funzionava qualcosa anche senza tirare di mezzo il cognome paterno. E poi ho iniziato a fare teatro clandestinamente e ho debuttato a 40 anni, adesso ne ho 53, ho debuttato in un teatro vero con le poltrone rosse, con le cose. E mio padre 2 anni fa mi ha detto sei diventato finalmente un attore, per cui a questo punto sono anche attore, invece mio padre. Figlio unico e Figlio anche unico, nonno a 53 anni. sono anche Un nonno. nonno giovanissimo. Sì, è una grandissima Alla sua età soddisfazione. alcuni coetanei si sposano Eh beh, e diventano papà. sono partito tardi, ma sono arrivato presto. Allora, dicevamo, figlio unico. Togliamoci subito il pensiero, poi parleremo ovviamente di lei, della sua vita, della sua ricca vita, del mare, di tante altre cose. Figlio di Franca Rame e Dario Fo. Un peso, una responsabilità, una fatica, una gioia, cosa? Poi non ne parliamo più. Sicuramente è stata un'opportunità incredibile, nel senso che ho vissuto con delle persone che ne hanno fatte di tutti i colori, per cui mi hanno dato modo di vedere, di sperimentare cose veramente diverse. Poi io credo che sia stato anche un vantaggio economicamente, se nascevo in Bangladesh e morivo di fame a 2 mesi, certamente la mia vita sarebbe stata completamente diversa. Certamente è stata anche una cosa abbastanza così, intensa, ecco. E ha sofferto anche per questo, in un certo senso, quando era giovanissimo, diciamo adolescente, Beh, io mi sono infanzia, l'adolescenza. trovato a essere in una famiglia minacciata, nel senso che Quindi quando. lei com'è cresciuto? No, io ho avuto un'infanzia ideale, cioè con le nonne, voluto molto bene, con i miei che lavoravano, però quando non lavoravano erano molto presenti, molto affettuosi, molto cose. Con poi alcuni episodi, diciamo, un po' scioccanti, appunto questo fatto che mi trovai a 7 anni, andare a scuola scortato dai carabinieri perché era successo questo fatto pazzesco, cioè i miei presentavano Canzonissima, che era la grande trasmissione di successo del tempo, e fecero uno sketch, una scenetta nella quale una madre siciliana piangeva il figlio, mi sembra, Ovviamente parliamo di un'altra epoca ormai, e quindi un po' 1962, di anni sono passati. La cosa che mi ha colpito leggendo un po' la sua vita, insomma, scorrendo un po', non so se non sono stato ben informato, che lei era al punto di prendere la pistola e invece poi ha fatto un passo indietro e ha inventato, insomma, è stato il fautore del cosiddetto pacifismo comico. Sì, Che è però successo? bisogna un attimo spiegarla questa cosa qui, che sennò, Certo. perché tutto inizia appunto quando i miei fanno questo sketch in televisione sulla mafia, in cui non attaccavano nessuno, cioè non c'era la mafia e questo, il No, governo, era semplicemente esiste la mafia in Sicilia e scoppia uno scandalo nazionale, che io partecipo, anche se ero piccolo mi Quanti anni spiegavano, aveva lei? avevo 7 anni, Già partecipava, insomma, già era. cercavo di capire, era una cosa pazzesca perché. Ci furono queste interpellanze dall'allora presidente del Partito Liberale Malagodi che disse si insulta l'onore del popolo siciliano affermando che in Sicilia esiste Questo poteva essere una versione, ovviamente. un'organizzazione criminale chiamata mafia, cioè si negavano. Lei da bambino come viveva queste cose? Cioè, giocava a 7 anni, in genere Sì, si gioca. certo, però questo fatto qui di vedere che i miei sono costretti a abbandonare la trasmissione improvvisamente, io stavo a casa e dovevano andare in onda, non vanno in onda
L'ha traumatizzata un po' questa cosa. È stato un primo shock. E poi perché si è inventato il pacifismo comico? Ecco, come è arrivato poi ad una sana conclusione? Andare avanti, nel senso che io poi sono restato scioccato verso i 10 anni perché mi capitò in mano un libro sulla guerra del Vietnam, con scene di massacri, bambini bruciati, torture, eccetera. Divento un attivista politico, nel senso che io a 11 anni vendevo l'unità sulle spiagge di Cesenatico, che era anche dura come cosa per un ragazzino, facevo tutta la spiaggia avanti e indietro. Era una sua scelta, ovviamente. No, certamente. Era il fatto che io, in questa famiglia qui, così, ho avuto, diciamo, una crescita così abbastanza veloce. Poi è iniziato il 68, le contestazioni, scontri di piazza, eccetera. Lei ha partecipato o no? Io fino a un certo punto non ho partecipato perché mia madre soffriva di cuore, per cui c'era il fatto di non mettere una situazione così. Però mi trovai poi, stando nelle retrovie, quando Saltarelli a Milano fu ammazzato con un lacrimogeno, io mi trovai nel cordone sanitario, per cui diciamo, mi trovai con questo ragazzo che stava rantolando davanti a me, avevo 16 anni, è stato uno shock. Un altro shock l'ho avuto quando mia madre fu rapita e massacrata, bruciata con le sigarette, tagliata con le lamette, violentata. E lì io impazzì sostanzialmente, cioè io avevo 17 anni e passai, mi ricordo, un mese che avevo nella testa, oltre al fatto, curavo mia madre insieme a mio padre, così, ma avevo nella testa soltanto la vendetta, no? Il film western. T'hanno toccato la madre, cosa devi fare? Devi andare a uccidere. Ecco, ma poi ha capito che questa non è la strada giusta, però. Sì, per fortuna una serie di germi. Ecco, la cosa interessante forse è capire come lei, un ragazzo in molto solitudine o con, diciamo, il confronto con altri. Ma ci sono state delle persone che mi hanno aiutato. Mi ricordo soprattutto una ragazza che mi disse, stavamo discutendo di politica, era una ragazza con cui avevo avuto una storia, per cui c'era un'intimità, e lei era anche d'accordo con me politicamente, ma a un certo punto mi ha detto: Jacopo, tu stai ripetendo gli stessi discorsi, è la quinta volta che mi dici la stessa cosa, smettila. E io lì non mi rendevo conto, io ero entrato, perché poi c'era questo fatto qui, che questi gruppi, che non erano gruppi terroristici, erano dei gruppi che si stavano muovendo verso, parliamo del 74, cioè non c'era ancora il terrorismo, quello aperto, c'erano alcuni episodi, no? Certo. E mi resi conto che non aveva senso, e iniziai a fare una battaglia interna a questo gruppo in cui io ero, e mi resi conto che non c'erano argomentazioni, cioè appena si andava a discutere nella realtà, cioè veramente pensiamo che ci possa essere la rivoluzione in Italia oggi armata e che possiamo veramente prendere il potere, se tu chiedevi la domanda fondamentale, no? Perché se uno vuol fare l'armata rossa è perché è convinto che si possa fare questo, ma così mi resi conto che c'era una superficialità pazzesca, e non fui solo, cioè tutto un movimento, perché poi appunto vennero fuori gli indiani metropolitani. Io mi ricordo questo momento che per me è stato centrale nella mia vita, in cui questo succedeva dove lei dove viveva? Io ero a Milano. A Milano. Ero a Milano. E ci fu una situazione in cui c'era la classica schieramento di polizia e lo schieramento dei contestatori, e invece di esserci la guerra ci fu uno che dalla parte nostra andò verso la polizia con un fazzoletto, si mise in mezzo e disse: otto, col gioco della bandiera. Per cui uno dalla nostra parte parte, corre, piglia il fazzoletto e 1-0, 1-0, 1-0. E ci fu questa partita a bandiera con la polizia schierata, con poi ci fu una cosa bellissima, perché poi il commissario dall'altra parte a un certo punto si incazzò, perché di questo, no? Allora inizia ad andare verso quello che aveva la bandiera, che era in mezzo tra due schieramenti. E da qui arriva il pacifismo comico? Sì, lì era una cosa meravigliosa. Questo ragazzo che teneva la bandiera all'ultimo momento riesce a farsi prendere la bandiera da uno di noi, a scappare prima che il commissario lo prenda, poi siccome avevano perso la partita ci caricano, ma noi non reagiamo, ci ritiriamo e quando si fermano ci mettiamo di nuovo in mezzo uno con la bandiera. Quindi lei in un certo senso ha sconfitto la violenza sul nascere, cioè non è per la violenza, è contro la violenza. Ma io sono stato sempre un ragazzo pacifico, io non ho mai fatto botte in vita mia.
è stato quando sono successi questi fatti che mi hanno fatto perdere, come si dice, il lume della ragione, ma evidentemente c'era in quello che mi hanno insegnato i miei genitori, nella mentalità della famiglia, in fondo una famiglia di comici, per cui la violenza non è esattamente la chiave della vita, no? Evidentemente questa cosa qui, diciamo, finito il contraccolpo violento, finito anche il lavaggio del cervello che c'era in questi ambienti, per cui si viveva sempre con l'incubo, no, di essere spiati, traditi, cose, no? Era proprio, c'è un modo, sarebbe, non abbiamo il tempo, ma sarebbe interessante spiegare come un ragazzo possa arrivare a perdere il contatto con la realtà. Io ci sono andato molto molto vicino, anzi poi l'ho perso e poi sono rientrato, esatto, diciamo, per mia fortuna senza compiere atti di violenza grave contro persone. Insomma. E si è inventato, uno dei fondatori è stato, il male. Il male, che è stata una delle grandi esperienze di satira in Italia e che aveva proprio come cosa centrale sia la critica, diciamo, a questo capitalismo selvaggio degli anni 70, alle ingiustizie sociali, ma anche al terrorismo, no? Le nostre copertine sulle Brigate Rosse furono tra le cose che contribuirono a togliere sacralità a questo gruppo di, come posso dire... Quindi a smitizzare un po' in un certo senso. A smitizzare, ma anche togliere l'aurea di santità, perché se ci andiamo a ricordare in quegli anni c'era una certa collaborazione anche dei mass media nel dipingere come supereroi le Brigate Rosse. Ovviamente i mass media li attaccavano, ma tutta la storia dei postini, no? Tutta la stampa italiana era stupita che questi riuscissero a mettere una busta in un cestino dell'immondizia e telefonare dicendo abbiamo fatto un messaggio. E c'erano i titoli, i postini delle Brigate Rosse colpiscono ancora. Poi perché è stato chiuso, insomma, è finita questa esperienza del male? Da chi è stato chiuso? Da lei? È morto perché non c'era più nessuno. Dopo 4 anni, diciamo, la carica... perché di rottura. È stato un fenomeno quello del male che è stato chiuso. Facemmo ridere l'Italia, cioè quando facemmo il falso del Corriere dello Sport, annullati i mondiali, no? Che l'Italia era arrivata in finale, aveva perso l'ultima partita, annullati i mondiali, si rifarà la partita dell'Italia, mi sembra col Brasile, non so. Io ero seduto, lavoravo a Roma in quel periodo, ero a Piazza di Spagna. Ogni 5 minuti arrivava qualcuno in piazza col nostro falso giornale, perché gli edicolanti lo esponevano al posto del Corriere dello Sport, vero. E tra l'altro la cosa divertente è che era illegale, ma nessuno ci fece causa perché i giornali si divertivano troppo. Lei come si sente oggi a 50 anni? Ancora molto figlio, ancora molto padre o ancora molto nonno? Ma mi sento tutte e tre le cose, nel senso che comunque, voglio dire, ormai sono un uomo adulto, ecco, la parte mia di figlio è sempre importante, voglio molto bene i miei genitori, però ci sono anche degli altri elementi della vita, appunto, i figli, mia moglie Eleonora Albanese, che amo tantissimo. Due volte papà? Due volte papà e una volta nonno, sì. Da due donne diverse? Ha avuto una vita travagliata per quanto riguarda l'amore? Sono stato un disastro sentimentale di proporzioni perché? Galattiche, perché non mi mancavano determinati caratteri maschili, almeno questa era la mia idea, poi sai, ognuno si fa le sue idee, io, certo, mi sentivo non abbastanza macio, non abbastanza così, no? Sono innamorato di donne meravigliose che però poi mi hanno stracciato il cuore in 1000 pezzi, livelli però di... ha retto bene, mi sembra, eh? Ha retto bene. Successivamente ho anche avuto dei momenti di credo, grandi amore, grandi dolore. Anche lì il pacifismo comico ha un senso, serve. Sì, credo anche che... perché lei mette in atto la comicoterapia. Credo che sia una filosofia, cioè alla fine la cosa reale è che se tu a un certo punto riesci a ridere delle tue disgrazie, quello che a me mi ha salvato poi con le donne è che raccontavo le mie avventure sentimentali, la gente moriva dal ridere. E poi mi sono reso conto che se le scrivevo funzionava, vendevo anche dei bei libri. E 40 li hai scritti? Sì. Non sono pochi, eh? No, ma in realtà poi è il problema, quello che io ho cercato di fare è di raccogliere le nuove idee che sono venute fuori negli anni 70 e 60 e ho fatto questa
che io ho chiamato molto modestamente Enciclopedia Universale, per cui c'è un pezzo sul sesso, sulla storia, sulla religione, sulla filosofia, poi anche ci sono alcuni libri che sono dei libri di divertimento e basta, sulla cucina. Sta per uscire Pannelli solari gratis. È tutta un'altra la filosofia, di energia praticamente, parliamo di energia in un certo senso. Beh, diciamo, nella mia vita c'è sempre stato questo elemento dell'ecologia, nel senso che alla fine degli anni 70 ci siamo resi conto che oltre al problema, diciamo, degli operai, dei disoccupati, dei popoli del terzo mondo, c'era anche il fatto che si stavano giocando il pianeta. Se ci avessero dato retta un po' di problemi che abbiamo adesso non ci sarebbero stati, ma tutti negavano e io iniziai a occuparmi di queste cose e via via negli anni questo impegno è cresciuto. Questa cosa qui tra l'altro è sempre poi la stessa cosa che io cerco di fare, cioè trovare qualcosa che non è conosciuta e raccontarla. Questa storia dei pannelli solari gratis è una barzelletta, nel senso che noi abbiamo avuto il governo Prodi che ha fatto una legge per cui tutti i cittadini italiani che hanno un tetto o un campo adatto possono avere un impianto fotovoltaico per produrre energia elettrica gratis e poi non è stato detto da nessuno. Ed è incredibile, per cui noi abbiamo fatto un gruppo di acquisto e abbiamo finito di costruire i primi 50 impianti, che è stato un grosso risultato, ne stiamo costruendo 300, ma soprattutto abbiamo lavorato molto per far sapere di questa legge, certo. E di per far sapere come fare a utilizzare questo finanziamento. Tournée, teatri, che tipo di teatro? Io faccio dei monologhi, racconto i fatti miei sostanzialmente. In Italia è molto difficile recitare nei teatri ufficiali, per cui sono sempre su circuiti un pochino diversi, però è una cosa sinceramente che ho visto con i miei genitori, il rapporto col pubblico è una cosa esplosiva, è una cosa strepitosa, è una grandissima esperienza. Io poi faccio dei corsi che sono degli spettacoli, faccio questi corsi che durano un weekend o una settimana e praticamente faccio uno spettacolo al giorno, poi le cose migliori le raccolgo, quelle che fanno più ridere e diventano uno spettacolo vero. Lei ha bisogno di essere voluto bene o ha più voglia di dare bene? Tutte queste cose che fa. Ho un bisogno strepitoso di essere voluto bene, ma penso tutti gli esseri umani, non penso di essere un caso. Beh, alcuni di più, alcuni di meno in un certo senso. Ma io questo non lo credo, io credo che il desiderio di affetto sia la molla fondamentale per tutti. Poi ci sono delle persone che sono barricate, non lo danno a vedere. Vediamo alcune foto che la riguardano, Jacopo. Come diciamo, sono momenti di vita vissuta da e di Jacopo Fo. Ricordiamo, commentiamo proprio insieme a Jacopo Fo. Prima foto, eccola. Questo sono io appena nato con mio padre e mia madre. 31 marzo 1950. Si vede che mia madre era ed è ancora una delle donne più belle del mondo, ma quando aveva 24-25 anni, adesso non mi ricordo quanti, era un... Mio padre l'aria molto simpatica, si vede anche qua, è molto soddisfatto di essere padre. Altre foto, vediamo. Questo sono sempre io con i miei. Ecco, qui c'è un grande dramma che ho avuto perché i miei, essendo anticonformisti, non mi tagliavano i capelli ed era uno scandalo all'inizio degli anni 60. Io credo che mi abbiano chiesto, hai litigato col parrucchiere almeno 100.000 volte, perché era rarissimo, era proprio una rottura. No? Anche oggi lei col parrucchiere non è che litiga, ma in un certo senso il rapporto non è proprio splendido. Come no? Cioè, i capelli tagliatissimi. abbiamo in valle, in questo posto dove c'è un ragazzo che fa il parrucchiere che gira casa per casa a tagliare i capelli. Bravissimo. Altre foto, vediamo. Questo è un murales, sono 3 metri per 7-8 che abbiamo fatto con gli amici di Beppe Grillo di Roma, che sono venuti a Alcatraz e abbiamo dipinto per 2 giorni come dei pazzi, e abbiamo fatto statue. Stiamo cercando con mia moglie Eleonora di fare un parco fantastico,
con sculture, dipinti, cose strane, una cosa che sia gioiosa, perché la gente viene a Alcatraz, già subito si predispone positivamente rispetto alla vita. Altre foto, vediamo se ci sono, sicuramente ci sono. Vabbè, questo è un fumetto che ho fatto uscire sul mio blog, jacopofo.com. Sono entrato in sciopero per 3 mesi, scrivevo da un mondo ipotetico dei sogni e ho fatto una città segreta che, se uno cerca un po', riesce a trovarla, un lavoro assurdo di centinaia di tavole disegnate in cui io ogni tanto mi metto dentro, infatti vede, mi assomiglia. Altre foto ancora, vediamo. Lì sono circondato da esseri extraterrestri, qui invece siamo sul torrente a fare una passeggiata e la posizione non è religiosa perché stiamo cantando non so più quale canzone stupida, è un posto fantastico, io i torrenti credo che siano un luogo, poi lì sembra proprio di essere in una favola, no? Non sono molto ben vestito. Ancora, vediamo. Questo è un drago di cemento armato, è grande, ci si può entrare dentro la bocca e fa parte appunto di tutte queste installazioni che abbiamo fatto a Alcatraz. Ancora? Qui è una lezione in palestra, praticamente è una situazione teatrale, in cui spiego delle cose di yoga demenziale che sono delle cose da ridere, divertenti, tanto per esempio questo gioco qua, che se uno fa così e accarezza lentamente, delicatamente la punta del naso con le dita incrociate, poi sente 2 punte del naso, è una cosa che bisognerebbe provare, qui in mezzo tutte e 2 le dita devono toccare così, uno magari è triste, distrutto, ma dice funziona, c'ho 2 punte del naso. Poi ci proviamo. Non vuole provare in diretta, eh? Altre foto, vediamo. Sputtanante provare queste cose. No, perché? Questo sono io e mia moglie Eleonora che siamo... Comicoterapia? Comicoterapia, ma siamo al Ministero della Sanità, era ministro Rosy Bindi, per chiedere di avere il permesso di andare negli ospedali a far ridere i bambini. Perché e questa è la comicoterapia? È anche questa. Noi facevamo i corsi per i clown, no? Portammo Patch Adams, Milud, Cataria in Italia e formammo, così era l'inizio di questo fatto di andare negli ospedali, solo che poi la gente che formavamo noi andava negli ospedali, li buttavano fuori, li inseguivano con lo stetoscopio per i corridoi, perché era vietato. Allora andammo al Ministero della Sanità in 8 chiedendo al Ministro se si poteva avere questa cosa e ottenemmo, non occupammo il Ministero perché volevamo occuparlo, poi invece ce la diedero subito, chiedemmo anche la denaroterapia, perché lei sa che se una persona ha un forte mal di testa gli regalano 1 milione di euro, il mal di testa gli passa subito. È sicuro? Sicurissimo, sono delle sperimentazioni enormi, soltanto che il ministro ci disse che dovevano sperimentarlo ancora un po' tra ministri, se funzionava veramente poi lo davano. Altre foto, vediamo se ci sono altre foto. Questo sono sempre io in teatro, sto recitando, non so quale spettacolo. Vabbè, comunque. Forse Calzini sul Comò, ti amo ma non li trovo. Che da solo, sempre da solo. Sempre da solo, io racconto delle storie, imito ovviamente bassamente i miei genitori che recitano da soli, sono andato avanti. Ancora foto. Su questa via. Questo è l'impianto, i pannelli fotovoltaici che abbiamo fatto a Alcatraz, e fa parte appunto di questa campagna per le fonti rinnovabili. A cantare non canta o canta anche? Io ho fatto parte di un gruppo rock, l'Invasione degli Uomini in Paprika, ma non cantavo, facevo solo finta, perché mio cugino Davide Roth era il vero cantante e mi sgridava se cantavo. Allora, troppo. La canzone che ha scelto la canterà ovviamente Giovanna Bizzarri, perché l'ha scelta? Insomma, se c'è un motivo perché è una delle canzoni
legato a questo. Meravigliose. Tintarella di Luna. Io ho amato la Mina in maniera pazzesca. Poi mi sono dato la politica, però credo che sia una bandiera dell'ottimismo Jacopo, nazionale. Ma fa più male il silenzio dopo una battuta oppure la risata forzata? Intanto squillo del telefono. Chi è che ride forzatamente a teatro? Nessuno. O stanno zitti, disgustati, o ridono veramente. Comunque, quando uno dice delle, diciamo, ci sono le serate che magari c'è il pubblico strano, hai difficoltà a ingranare, è terribile. Anche perché io, siccome ho dei bel effetti di insicurezza, faccio dei spettacoli in cui le risate sono una dietro l'altra, se non arrivano è il panico. Dottoressa Laurelli, buonanotte. Buonanotte. Un sogno se c'è, che le ricordo un'immagine, un flash. Ma una cosa mi interesserebbe, io ho fatto un sogno molto buffo, che ero in India, dove non sono mai stato, e dovevo andare da una città a un'altra, attraversavo una foresta e camminavo con vicino uno scimmione bianco, grande quasi come me, ed ero molto contento che questo scimmione camminasse con me. Poi a un certo punto c'era questa foresta di alberi non tanto grandi, ed erano tutte le foglie colorate. Mi avvicino e guardo questa foglia e vedo che sono tutti come se fosse piume, ogni pelo della piuma di colore diverso, e mi dico: questo sì che è vero turismo. Dottoressa, ha sentito? È grave? È gravissimo. No, sicuramente è un sogno molto personale, andrebbe indagato maggiormente. La cosa che si può dire è che questo scimmione bianco mi sembra rappresenti una sorta di alter ego, una specie di compagno con il quale in qualche modo si va alla scoperta delle città, dell'India, dei posti così un po' esotici e sconosciuti che spesso hanno a che fare con i nostri paesaggi interiori, per cui evidentemente questo scimmione bianco aiuta a conoscere meglio degli aspetti di sé, probabilmente c'è una continua ricerca, c'è un alter ego al quale ci si affida anche per vedere cose mai viste come queste piume colorate che in qualche modo possano rappresentare proprio la varietà e anche il paradosso, no? Perché sono delle foglie e nello stesso tempo sono delle piume, per cui probabilmente insomma questo tipo di sogno ha a che fare con la curiosità e con la voglia di scoprire sempre paesaggi nuovi. Buonanotte, dottoressa. Buonanotte. Grazie. Jacopo, intanto grazie per essere intervenuta sottovoce. Non so se lo sa, noi chiudiamo sempre i nostri incontri, chiediamo all'ospite che si faccia una domanda e si dia una risposta. Jacopo, a se stesso, a Jacopo Fo, cosa chiede e cosa risponde? Se è valsa la pena di fare tutta una serie di cose che sono state anche costose dal punto di vista personale, perché appunto se tu ti opponi vuol dire che vai contro la censura e le limitazioni, certo, eccetera. E la risposta che mi sono dato, me la sono data perché io uso il fatto di scrivere i libri anche per questo, proprio con una ricerca sul fatto se è vero che il mondo peggiora, l'ho fatto insieme a Michele Dotti, che è un ricercatore. E la cosa straordinaria che abbiamo scoperto è che se uno prende tutti i dati statistici del mondo degli ultimi 100 anni, scopre che il mondo sta migliorando. Cioè tutto questo impegno di tanta gente, volontari, gente che si occupa degli altri, gente che si occupa dell'arte, della comunicazione, della tecnologia, le invenzioni, stanno migliorando il mondo. Non si dice questa cosa, il mondo va meglio. E va meglio per quelli che hanno cercato di cambiare qualche cosa, quelli che hanno cercato soltanto di conservare, no? Quelli che qualunque cosa nuova non è vero, qualunque pericolo che tu dici, guardate c'è questo rischio, voglio dire, ma è possibile che la gente quando c'è un allarme, invece di dire oh andiamo a vedere se è vero, no, siete pazzi, siete bugiardi, quindi l'ecologia. Quindi lei dice che comunque il mondo sta migliorando. Il mondo sta migliorando perché c'è la gente che ha fantasie e grazie vuole cambiare. Jacopo Fo.